Grazie Presidente. Mi sembra che quello di mettere a posto le cose che sono state lasciate incompiute, indietro oppure addirittura fatte male sia una delle prerogative di questa amministrazione. E quindi sulla falsariga di quello che è cominciato nel lontano dicembre 2016 già, quando cominciamo a votare i debiti fuori bilancio che abbiamo ereditato dal passato per far sì che chi vantava dei crediti nei confronti dell'amministrazione capitolina vedesse riconosciuto il dovuto per lavori che aveva fatto, per eventualmente sentenze che il giudice aveva dichiarato loro favorevoli. Dicevo, è iniziato un percorso di risanamento. Sento un po' di rumore però, Presidente. Dicevo, un percorso di risanamento che piano piano fa sì che da una parte i debiti vengano riconosciuti e onorati da questa amministrazione. Oggi farò un unico intervento, Presidente, se mi è consentito, sulle 13 delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio che sono già passate nella Commissione bilancio anche recentemente. Sì, perché un'altra prerogativa di questa amministrazione è di fare le cose il più velocemente possibile, vale a dire quando un atto ha passato il vaglio degli uffici ed è quindi pronto per essere deliberato e portato all'attenzione dell'Aula per il voto, è cosa strana, noi lo facciamo, lo passiamo in Commissione. Queste sono passate addirittura credo venerdì scorso se non ricordo male e oggi sono già in aula per non perdere ulteriormente tempo. Su queste delibere voglio fare un discorso un po' particolare perché per quanto io studi ovviamente insieme alla Commissione ogni singolo provvedimento analizzandone il contenuto, l'istruttoria che viene fatta, su alcune di queste, in particolare su 5 delibere di queste, ritengo di avere una conoscenza particolarmente profonda perché riguardano il municipio 14 in cui sono stato consigliere di opposizione per 3 anni durante l'amministrazione Marino. Cosa hanno di particolare queste delibere? Vede Presidente, io ritengo che un'amministrazione ereditando degli atti dall'amministrazione precedente abbia il dovere di fare delle verifiche, di controllare che tutto sia stato fatto bene e quindi porre una particolare attenzione all'operato di altri. È chiaro che su una delibera che nasce in un periodo in cui a controllare le funzioni di controllo sono demandate a un'amministrazione diversa da quella in cui io opero, ho tutto il diritto di avanzare tutti i dubbi del caso prima di portare a compimento un atto. Cosa hanno di particolare queste 5 delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio che troviamo oggi qui in approvazione? Beh, hanno il fatto che quel debito fu fatto dall'amministrazione che in realtà poi non portò in approvazione il debito fuori bilancio. Dice, ma consigliere, ma lei come lo sa? Beh, molto semplice, perché in Commissione Trasparenza e Commissione Bilancio, di cui ero vicepresidente in quell'amministrazione, più volte sollecitai l'allora presidente del municipio e l'amministrazione PD a portare in consiglio per l'approvazione quelle delibere, proprio per evitare eventualmente danni all'amministrazione derivanti dall'inerzia nell'approvazione dei provvedimenti. Questo non fu fatto, anche di fronte alle dimissioni del sindaco Marino, scusate dimissioni, non credo che andò proprio così. Durante l'amministrazione, come sapete, i municipi continuano nel loro operato fino eventualmente all'istituzione di nuove elezioni e così fu. Io più volte chiesi di portare quelle delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio in consiglio per l'approvazione per poi dare eventualmente a chi subentrava la possibilità di approvarle rapidamente in Assemblea Capitolina. Qual è la particolarità di tutte queste delibere, o quasi tutte? Il parere dell'OREF. Cosa dice il parere dell'OREF su queste 5 delibere? In realtà le altre, quelle oggi in votazione che fanno riferimento al 10° municipio, quelle sono proprio andate a sentenza. Abbiamo pagato gli interessi e gli oneri, quindi siamo andati oltre. Ma lì lo sappiamo a Ostia come è andata la storia, non la stiamo a ricordare oggi. Allora, dicevo, tutti i pareri
di queste delibere riguardano le modalità con cui sono stati eseguiti i lavori, derivanti sì dalle alluvioni e dalle piogge intense del gennaio e febbraio 2014. Però tutti quei lavori furono eseguiti con una modalità che l'OREF dichiara non perfettamente compatibile con quelle che sono le leggi sugli appalti. Vale a dire, sostanzialmente, solo parte delle opere che furono realizzate potevano essere, diciamo, dichiarate come opere derivanti da somma urgenza e pagate eventualmente con l'istituzione di un debito fuori bilancio. Le altre, cioè parte delle opere, quindi se devo fare un pezzo di strada ammalorato non rifaccio tutta la strada, o meglio posso anche decidere per diciamo, avvantaggiarmi del fatto che c'è una ditta che sta facendo i lavori di completare i lavori per mettere in diciamo, per arricchire quello che è il patrimonio del comune. In realtà però quella parte sarebbe dovuta diciamo, ricadere nell'impiego di fondi ordinari e non riconosciuta come somma urgenza. Su questo ovviamente il parere dell'OREF è abbastanza chiaro, per cui chi ha gestito l'iter amministrativo poi eventualmente, se sarà riconosciuta dalla Corte dei Conti qualche responsabilità, diciamo, ne risponderà nelle sedi opportune. Diciamo, della giustizia amministrativa o eventualmente anche della giustizia ordinaria qualora se ne rilevassero diciamo, le caratteristiche. Questo per dire, e ancora una volta, Presidente, e mi avvio a chiudere, faccio un unico intervento, quindi se sforo leggermente chiedo scusa a lei e ai colleghi. Questo semplicemente per dire una cosa: non è assolutamente illegale, e ci mancherebbe, utilizzare il debito fuori bilancio in casi estremi e circostanziati. Sicuramente non è opportuno utilizzare il debito fuori bilancio per l'ordinaria amministrazione. Questo è quello che noi oggi, approvando questi debiti con ritardo, questi potevano essere approvati nel 2015, nel 2016, non è stato fatto. Oggi noi nel 2018 ce ne scusiamo con chi sta aspettando magari con la propria azienda o la propria ditta in pericolo di chiusura per la crisi questi soldi. Ce ne scusiamo, ma cerchiamo di porre rimedio, perché crediamo che poi alla fine il cittadino nei vari ruoli che ricopre, anche quello di fornitore di servizi per l'amministrazione capitolina, debba sempre essere rispettato e gli errori dell'amministrazione non debbano mai ricadere sui cittadini. Grazie.